Calcola l'equazione della circonferenza circoscritta al triangolo i cui lati giacciono sulle rette di equazioni y uguale 3x meno 7, y uguale x più 1, y uguale e y uguale meno 2x meno 2, indicato con A il vertice del triangolo che si trova nel primo quadrante e con B quello che si trova sull'asse x, determina sul minore degli archi AB un punto P in modo che l'area di PBC sia gli 8 quindicesimi dell'area di ABC. Problema interessante questo, perché la prima cosa ci calcoliamo i vertici ABC di questo triangolo, no? Perché parliamo poi, vogliono poi l'equazione della circonferenza. Allora, direi di intersecare a 2 le rette. Cominciamo a intersecare la retta y uguale 3x meno 7 con la retta y uguale x più 1. Applicherei sempre il metodo del confronto, quello più veloce, mi troverei tre vertici e poi stabilirei chi è ABC in base alle informazioni che ci dà il testo. Per confronto lasciamo dove sta y uguale x più 1, eguagliamo quindi x più 1 con 3x meno 7, cioè porterei x a destra meno 7 a sinistra, trovando che 7 più 1 fa 8, 3x meno x è un 2x, dividendo per 2 x uguale 8 mezzi, quindi x uguale 4, ma se x è uguale a 4, sostituito lì, y è 4 più 1 5, y uguale a 5. Il primo punto è a coordinate è 4 5, visto che ci dicono indicato con A il vertice che si trova nel primo quadrante, immagino che sia A 4 5, perché 4 5 è sicuramente un punto che sta nel primo quadrante. Vediamo poi chi è B. Ci dicono poi che B è quello che si trova sull'asse X, quindi immagino che un punto che si trova sull'asse X ha sempre coordinate X0, quindi ci verrà un'ordinata nulla, vediamo. Questa volta intersechiamo la retta Y uguale 3X meno 7 con la retta Y uguale meno 2X meno 2, vediamo che vertice ci verrà. Nuovamente per confronto lasciamo ad esempio Y uguale, questa volta 3X meno 7 da fermo, avremo che 3X meno 7 è uguale a meno 2x meno 2, cioè porterei questa volta meno 2x a sinistra, diventa 2x più 3x, 5x, porterei meno 7 a destra, 7 meno 2, 5, viene che 5x uguale 5, dividendo per 5 entrambi i membri, x uguale 5 quinti, x uguale 1, quindi otteniamo che x è 1, sostituito lì, viene che y uguale 3 per 1, 3, meno 7 viene un meno 4, y uguale a meno 4, questo non è B però, ma sarà, immagino, C. Il punto C avrà coordinate quindi 1 meno 4, che in effetti è un vertice, un punto che sta nel quarto quadrante, non certamente nel primo, questo è C. Manca solamente B a questo punto, che immagino, sicuramente è ottenuto intersecando la retta y uguale x più 1 con la retta y uguale meno 2x più 2. Nuovamente per confronto, lasciamo dove sta y uguale x più 1, otteniamo che x più 1 è uguale a meno 2x meno 2, portiamo meno 2x dalla parte sinistra, 2x più x è un 3x, portiamo 1 dalla parte destra, diventa meno 1 meno 2 meno 3, x uguale a meno 3 terzi, se x è uguale a meno 1, come potete notare in effetti, y è uguale a meno 1 più 1, 0, meno 1, 0 sono le coordinate di B, che è un punto che sta nel semiasse negativo delle x, per la verità, il testo questo non ce l'aveva detto, ma l'abbiamo scoperto. Andremo a rappresentare questi tre vertici, perché adesso andiamo a vedere chi è questo triangolo. La circonferenza circoscritta al triangolo, vogliamo quelle equazioni lì. Vediamo, lo vediamo subito. Allora, tanto piano XY, piano cartesiano. Allora, vedo, non sono punti così grandi, allunghiamo un po' l'asse delle ordinate. Allora, cominciamo con punto 4, 5, contiamo 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4 e 5. Supponiamo che A sia questo, va bene? B è meno 1, 0, quindi un punto che sta qua, insegnasse negativo delle x, 1, meno 4 è un punto che sta 1, 2, 3, 4, ecco qua. E quindi diciamo che il triangolo è questo qui. Ecco, figurati se... Vabbè, insomma, A, B... C. Francamente non sembrerebbe un triangolo rettangolo, l'unica cosa che mi fa pensare che è rettangolo potrebbe essere questa. Potremmo provare, perché vi ricordo che qualora fosse un triangolo rettangolo vorrebbe dire che l'ipotenusa è il diametro della circonferenza, quindi il centro è il punto medio che sta nell'ipotenusa. Francamente non credo,
perché se fate la prova, vediamo un po', dobbiamo farlo velocemente. M di AB dovrebbe essere l'antireciproco di M di BC. M di AB, ve lo ricordo, è y di B meno y di A fratto x di B meno x di A, non costa nulla fare la prova. M di BC è un y di C meno y di B fratto x di C meno x di b. Se viene l'uno l'antireciproco dell'altro, siamo a cavallo. Non credo, francamente. Io non l'ho fatto prima. Y di b meno y di a è un meno 5, 0 meno 5, quindi meno 5. X di b è un meno 1 o meno 4, quindi anche qui un meno 5. È 1 il coefficiente angolare della retta che contiene il segmento AB, questo. Mentre invece y di c meno y di b è un meno 4. Assolutamente no, meno 0 e meno 4 è appunto, questo è un 2, viene un meno 2, non c'entra niente l'uno con l'altro. Quindi non è un triangolo rettangolo. Per trovare l'equazione cartesiana della circonferenza che passa per non che passa, che passa per quei tre punti, quindi circoscritta triangolo ABC, direi di impostare un bel sistema, cioè come? È da un po' che non vediamo un esercizio così bello succulento. Allora, si fa così: l'equazione cartesiana della circonferenza è x quadro più y quadro più ax più by più c uguale 0. Imponiamo per tre volte il passaggio di a di b di c. L'ascissa di a è 4, l'ordinata di a è 5, quindi viene un 16 più 25 sarebbe, che è un 41, sì. 16 più 25, sì. Più 4a, scritto uguale, perché ho scritto uguale? Boh, il mio cervello fa un po' le bizze. Più 4a, più 5b, più c uguale 0. Imponiamo il passaggio per il punto B, meno 1 al quadrato è 1, più 0 al quadrato è 1, più 0 al quadrato è 0, 0 più 1 è 1, quindi 1, questa volta meno a, 0 per b è 0, più c uguale 0, passaggio per c, 1 più 16 viene 17, a per 1 è a, meno 4b più c uguale 0. Direi di ricavarmi dalla seconda a, dalla seconda mi ricavo a è uguale a c più 1 e lo vado a sostituire nella prima e nella terza, ottenendo che 4a quindi è un 4, dunque 4a è un 4c più 4, più 41 più 5b più c uguale 0. Sostituisco A anche nella terza, ottenendo A, quindi un C più 1, più 17, meno 4B, più C uguale 0. Mi concentro sulla prima e sulla terza. Prima diventa 5C, 4C più C, più 5B, 41 più 4, più 45 uguale 0, con A che è sempre pari a C più 1. La terza diventa un c più c che è un 2c, meno 4b di sicuro, 17 più 1 fa 18, più 18 uguale 0. Direi di dividere per 2 la terza e per 5 la prima, ottenendo le seguenti tre equazioni. Allora, a uguale c più 1 sta in mezzo e rimane sempre ferma. C più b più 9 è la prima, ho diviso entrambi i membri per 5, 0 quinti e 0, 5c su 5c, 5b su 5b, 45 quinti e 9. Divido per 2, viene c meno 2b più 9 uguale 0. Allora mi concentro sulla prima e sulla terza, mi ricavo c ad esempio dalla prima, c è meno b meno 9, a è sempre c più 1, sostituisco qui nella terza, ottengo un'equazione della sola incognita b, che è meno b meno 9 meno 2b più 9 uguale 0, ma essendo 9 meno 9 opposte se ne vanno. Meno 3b uguale 0 quando b è 0. Ottengo che b mi viene, ottengo che b è 0 e ve lo confermo. B è 0, ma se b è 0, c è meno 9, meno 0, sarebbe meno 0 meno 9, c è meno 9, ma se c è meno 9, a è meno 9 più 1, ovvero a è meno 8. Così non vi sbagliate mai. L'equazione cartesiana della circonferenza, quindi rispondiamo alla prima domanda, e quindi la scrivo lì in alto, x quadro più y quadro più ax, quindi meno 8x più by, quindi 0, 0 per y è 0, meno 9 uguale 0. Circonferenza di centro, guardate, meno a mezzi meno più mezzi, quindi un 4 0
è raggio 5, 16, radice di 16 più 9, radice di 25. Raggio 5, centro 4,0. Qua non ci interessasse, lo scriviamo, ma so, potete rappresentarvela. Ripeto, 8 mezzi, quindi 4,0 e raggio pari a 5. Perché ho fatto una radice di 16 più 9, che è radice di 5, che è 5. Fatto questo, adesso andiamo un po' nel dettaglio. No? Ce l'abbiamo qui. Dunque, il testo si dice, indicato con A, vabbè, abbiamo detto, determina sul minore degli archi AB. Dunque, intanto, circonferenza circoscritta è questa qua. Adesso io ho fatto un mostro. Dice, determina sul minore, perché vedete, l'arco AB può essere questo, ma può essere anche quello, può essere anche questo qui, che è quello più grande. Vogliono, parlano di questo, quindi questo arco AB determina sul minore dell'arco AB, ve l'ho fatto vedere, un punto P, in modo che l'area di PBC, attenzione, l'area di PBC, lo scriviamo, chiamiamo questo dato, l'area di PBC sia gli 8 quindicesimi, quindi sia uguale agli 8 quindicesimi, maggiore di un'altra area di ABC. Perfetto. Dunque io applicherei per prima cosa il metodo del punto mobile. Allora, il punto P, io quest'arco l'ho ripassato, P potrebbe essere questo punto qui, congiungete P con B con C e ABC già congiunto e abbiamo due triangoli. Che coordinate avrà generiche il punto P? Beh, il punto P, applicando il metodo del punto mobile, ricordiamoci l'esempio dalla quale il punto P è un punto che appartiene alla circonferenza, perché questa è una parte di circonferenza. La circonferenza è equazione y quadro uguale, guardate, meno x quadro più 8x più 9, no? Portando a destra x quadro meno 8x meno 9, ovvero y uguale più o meno radice quadrata di meno x quadro più 8x più 9. Ovviamente prenderemo il segno più, perché qua parliamo di un'ordinata per forza positiva. E quindi posto x uguale ad h, per esempio, p alla coordinata è h, punto e virgola, radice quadrata di meno h quadro più 8h più 9, con la condizione di distanza secondo cui meno h quadro più 8h più 9 è maggiore o uguale a 0. Ma non lo facciamo, ma va a posto. Eventualmente lo faremo dopo. Calcoliamoci intanto l'area di ABC. Triangolo ABC. Come facciamo? Base per altezza diviso 2. Possiamo supporre, per esempio, che la base sia BC o AB, che vogliamo fare? Base BC, quindi calcoliamoci BC, la base. Se la base è BC, la scriviamo qui la misura di BC, della base, facciamo la distanza fra i due punti B e C, quindi abbiamo un radice di 1 meno meno 1 e 2 al quadrato 4, più 16, perché sarebbe un meno 4, meno 0 meno 4 al quadrato 16, quindi radice di 20 è un radice di 4 per radice di 5, un 2 radice di 5. 2 radici di 5 è la misura di BC. Ci manca l'altezza. Dunque, per un attimo, dobbiamo essere un po' furbi, perché l'altezza è la distanza sicuramente di A da BC, e possiamo utilizzare la formula della distanza punto retta. Tra l'altro, la retta BC, no? Noi la conosciamo? Boh, non so. No, la conosciamo, perché la retta BC dovrebbe essere, se non mi sbaglio, la retta y uguale meno 2x meno 2. Fate la prova, è proprio quella. La retta BC è la retta y uguale meno 2x meno 2. D'altronde li abbiamo intersecati, no? Per forza, perché l'intercetta è meno 2, 0, il punto è 0 meno 2, questo è il punto meno 1, 0. Per forza non può che essere quella. Y uguale meno 2x meno 2, quindi dobbiamo fare la distanza portando meno 2x meno 2 a sinistra, otteniamo 2x più y più 2 uguale 0. Facciamo la distanza del punto A 4, 5 da quella retta là, modulo di ax con 0, quindi 2 per 4, 8, più by con 0, 1 per 5, 5, più 2, che è c, fratto la radice di 5, che sarebbe la radice di 2 al quadrato più 1 al quadrato. Questo sarà 8 più 5 è 13, più 2 è 15, modulo di 15 è 15, 15 diviso radice di 5. L'altezza, quindi lo scriviamo qua, h la possiamo chiamare, è 15 fratto la radice quadrata di 5. Ma allora, se adesso, guardate, scriviamo l'espressione dell'area, calcoliamo l'area del BC, molto facile in questo caso,
l'area di ABC sarà base BC, 2 radici di 5, per altezza 15 fratto radici di 5, tutto diviso 2. Allora se ne vanno radici di 5 con radici di 5, 2 con 2, troviamo banalmente che l'area è 15. L'area di BC, segniamocelo, è 15, l'area del triangolo ABC. Chi è l'area del triangolo PBC? Beh, non fa niente, è sempre uguale. Possiamo calcolarla. Dice, allora, ovviamente avrai di H, cancelliamo H e BC, non ci interessano più. Francamente non ci interessa nemmeno il centro e il raggio della circonferenza. Chi è l'area di PBC? Dunque, PBC è questo, per esempio. Lo sto immaginando io. Supponiamo che BC sia sempre la base, PBC, quindi BC conviene sia la base, avevamo detto che BC era due volte radice di 5, radice di 20. L'altezza può essere, per esempio, la distanza di P da BC. Dove BC è il segmento che poi è contenuto nella retta y uguale 2x meno 2, quindi sempre 2x più y più 2 uguale 0, riapplichiamo la formula della distanza punto retta per calcolare l'altezza PH. PH è, scriviamo qua, PH, che è la distanza di P da H, cioè dalla retta BC, di equazione 2x più y più 2 uguale 0, è modulo di, dunque A è 2, B è 1, C è 2, AX con 0, X con 0 è H, quindi è 2H, BY con 0 è 1 per radice più radice quadrata, BY con 0 ovviamente B è 1 che moltiplica Y con 0, che è radice di meno H quadro più 8H più 9 più 2, tutto il modulo, fratto, attenzione, sempre la radice di 5. Questa è la, è ovviamente la misura dell'altezza. L'area del triangolo PBC è sempre base per altezza di 2, quindi l'area di PBC, lo scriviamo qua, chi è? È base 2 radici di 5 per altezza che è valore assoluto di 2h più radice quadrata di meno h quadro più 8h più 9 più 2, tutto in modulo, fratto la radice di 5, tutto diviso 2, se ne vanno anche qui 2 col 2, radice 5 con radice 5, quindi abbiamo trovato che l'area in pratica di PBC è il valore assoluto di 2h più la radice quadrata di meno h quadrato più 8h più 9 fuori dalla radice più 2. Tutto questo deve essere uguale, attenzione, a questo punto cancello la figura, visto che a questo punto stiamo risolvendo, quindi ormai la figura non ci serve più, l'abbiamo ormai esaminata nel dettaglio più volte, questa bellissima figura, deve essere uguale a 8 quindicesimi di 15, l'area 15, deve essere uguale a 8. Perché se l'area di ABC, abbiamo calcolato prima, era 15, giusto? Mi confermate che è 15? 15 quindicesimi è 1 per 8, 8 uguale a 8. Abbiamo a che fare con un'equazione con i valori assoluti. Deve risultare quindi che in un caso 2h più la radice quadrata, deve risultare che 2h più la radice di meno h quadro più 8h più 9 più 2 è più o meno 8. Quindi meno h quadro, in un caso facciamo questa, è uguale più 2, è uguale a meno 8, nell'altro caso 2h, dobbiamo unire i due risultati e ovviamente prendere quello che ci interessa. Vi ricordo che questo quindi abbiamo fatto. Il punto P, vediamo che punto sarà. Qua lo cancello. Tra l'altro mi deve risultare che, non ho scritto ma l'avevo detto prima, meno h quadro più 8h più 9 deve essere maggiore o uguale di 0, che vuol dire h al quadrato meno 8h meno 9 deve essere minore o uguale di 0. Visto che questo si può scomporre, questo trinomio, in h meno 9, per h più 1, perché meno 9 più 1 fa meno 8, meno 9 più 1 fa meno 9, meno 9, valori esterni, la condizione di distanza che h sia compreso, attenzione, fra meno 1 e 9, occhio ragazzi a questa, quindi occhio a questa condizione, condizione di distanza della radice quadrata. Fatto questo, continuiamo a risolvere queste due, dunque comincerei, lascerei la radice a sinistra, quindi scriverei radice di meno h quadro più 8h più 9 uguale a meno 2, porterei 2h più 2 a destra, cambiando il disegno, meno 10 meno 2h. Così come anche qui lascerei la radice di meno h quadro
più 8h più 9, ormai è facile. Portando 2h più 2, a destra, questa volta abbiamo 8 meno 2, 6 meno 2h. Allora, eleviamo al quadrato da una parte all'altra. Nel primo caso, caso 1, è h, la radice di meno h quadro più 8h più 9 al quadrato è meno h quadro più 8h più 9. Andiamo a fare il quadrato di quello, che è un 100 più 4h quadro, abbiamo fatto il quadrato di 2, più 40h. Nel secondo caso invece abbiamo sempre meno h quadro, ho dimenticato il meno, più 8h più 9 uguale 36 più 4h quadro, i quadrati dei due, meno 24h, doppio prodotto. Dunque, in entrambi i casi porterei i membri di sinistra in entrambe le equazioni a destra, ottenendo 4h quadro più h quadro è un 5h quadro in una e nell'altra. Poi avrei un 40h meno 8h che è un 32h, mentre invece qua sotto è un meno 24h meno 8h che è un meno 32h, incredibile. E invece qui abbiamo un 100 meno 9 che è un più 91 uguale 0. Qui abbiamo un 36 meno 9 che invece è un più 27 uguale 0. Dovrebbero essere questi due. Dunque, vediamo quale delle due prenderemo. Allora, la prima, applichiamo la formula risolutiva ridotta. H, nel primo caso, H12 uguale a meno b mezzi, quindi uguale a meno 16, più o meno, radice di, se non mi sbaglio, il quadrato di 16 è 256, e ve lo confermo, meno AC, meno, dobbiamo fare un 5 per 91, che è un meno 455, questo è un delta negativo, quindi questa equazione non va presa, perché il discriminante è minore di 0, quindi non si annulla mai. Invece questa è corretta, ve lo dico subito, perché se applichiamo nuovamente la ridotta, viene un H12 uguale a 16 questa volta, perché c'è un meno davanti, b mezzi, più o meno radice di 256, dunque meno a c dobbiamo fare un 27 per 5, che fa un meno 135, diviso h è 5, formula risolutiva ridotta. Ma se fate un 256 meno 135 viene un radice di 121 che è 11, quindi viene 16 più o meno radice di 121 che è 11, tutto diviso 5. I valori sono 2 e sono, uno è un 27 quinti, l'altro è un 5 quinti, cioè 1. Va bene? Ora però uno dei due va scartato, diciamo, a quali? Allora, sembrerebbe che in realtà sembrerebbe che entrambi possano andare bene. Ah, questi sono i valori di H, attenzione, però dobbiamo metterli lì i valori di H, e visto che quel punto P deve appartenere all'arco AB, vi dico subito che 27 quinti, se fate i conti, non appartiene all'arco AB, ma appartiene all'arco AB solamente il punto avente ascissa pari a 1, H uguale 1. Quindi vi confermo che, se fate i vostri conti, il valore da prendere è H uguale 1, no? Attenzione, quindi attenzione, pur comunque entrambi essendo là diciamo, verificando la condizione di distanza. Quindi il punto P, che c'è scritto il testo, avrà ascissa 1, mettendolo lì viene un 9 più 8 fa 17, meno 1 fa 16, radice di 16 è 4, 1, 4 sono le coordinate del punto P che ci è stato richiesto. Se andate a mettere questo 17 quinti lì, ci verrà un punto P che non è sicuramente appartenente all'arco AB che ci ha indicato il testo. Ecco qua.